La Now Challenge è un contest didattico organizzato da Scuola di Robotica, rivolto agli studenti e alle scuole superiori. Noi ragazzi dobbiamo programmare il Now seguendo uno dei sei temi proposti con filo conduttore unico. La competizione punta a migliorare la conoscenza delle nuove generazioni sulla robotica attraverso lo sviluppo di software per situazioni realistiche. Tra i sei temi proposti di quest'anno, noi abbiamo scelto città e comunità sostenibili. L'ente partner con cui ci siamo relazionati è Equa Cooperativa Sociale, un'associazione con l'obiettivo di progettare e realizzare azioni e luoghi in risposta ai bisogni emergenti di famiglie, anziani, adulti con fragilità o disabilità. Abbiamo poi avuto modo di incontrare Andrea Codden, responsabile dell'area cura e inclusione di Equa. Andrea ci ha parlato delle loro case, luoghi progettati appositamente per persone con più di 65 anni, ancora autosufficienti o parzialmente tali, in un ambiente comunque familiare e accogliente. In ogni loro alloggio gli anziani sono visti innanzitutto come persone, più che come pazienti o malati, prediligendo quindi la loro libertà, autonomia e indipendenza. Essendo da anni a contatto con questo settore, Andrea ci ha poi parlato di un problema legato a questa realtà. Nei prossimi anni il numero degli anziani aumenterà, ma molto probabilmente saranno anche soli, ma abbastanza autonomi da non dover stare in una struttura RSA. Per questo noi vogliamo aiutarli con la loro cura farmacologica e il nostro Now fa proprio questo. Now darà il flessibility andare a prendere il cestino progettato da noi e contrassegnato da Marker contenente le medicine. Andrà alla ricerca dell'anziano e dopo averlo riconosciuto gli consegnerà il cestino e gli indicherà a voce come prendere queste medicine. Per fatto ciò chiederà una risposta all'anziano se ha preso o meno le medicine e invierà questa risposta a un familiare. Abbiamo progettato questo cestino, che è un cestino in plastica, realizzato principalmente per portare i medicinali ai pazienti in modo da farli prendere in autonomia. Inizialmente abbiamo messo il manico retto, ma poi lo miglioreremo e lo metteremo curvo in modo da permettere al Nao di prenderlo con più facilità. Abbiamo realizzato uno script per Arduino Yun, che ci permette di comunicare col caregiver. In questo modo possiamo dirgli se l'anziano ha assunto o meno le pastiglie. Il robot Now, tramite degli identificatori chiamati Now Marker, è in grado di capire con quale farmaco sta interagendo e in quale parte della casa si trova. In questo modo è in grado di portare a compimento la somministrazione. Il robot Now ha un sistema di riconoscimento vocale che gli permette di capire ciò che gli viene detto. Questo sistema infatti verrà usato per capire se il paziente ha preso il farmaco dopo che gli è stato consegnato tramite una semplice domanda. Grazie a tutti per l'attenzione. Seguiteci sulla pagina Instagram NowCare. Ciao! Ciao.